il simbolo più alto del lusso, al quale Hong Kong fa da vetrina. Con il calo delle vendite del 2013, i gioielli non hanno sicuramente occupato i primi posti nella lista degli acquisti a Hong Kong, ma forse il segreto sta nella qualità e nell'esclusività. Date uno sguardo da vicino. I diamanti di alta qualità solitamente sono incastonati in linea retta, ma non questa collezione, chiamata Caos di Diamanti, presentata in esclusiva da Damiani Italia. Questa è montatura più innovativa, più dinamica, che ha diverse altezze, diverse inclinazioni, quindi dà una luce diversa al gioiello e alle pietre. Un affare! $185.000 per il set di gioielli della collezione di Damiani che ha riscosso maggior successo in Asia. Ma questi non sono i pezzi più costosi e la storia non finisce qui. Damiani è una solida azienda familiare con una storia di 90 anni e 3 anni fa ha iniziato a Hong Kong la sua missione di portare la sua eccellenza in Asia. È qui che abbiamo aperto il nostro ufficio regionale 3 anni fa e da qui che siamo partiti con la prima boutique in Asia per poi espanderci a Macao, in Cina. Dopo quasi un secolo di esperienza nel settore, Damiani crede fermamente che siano valori come la creatività, il design e l'arte a creare le opportunità nei mercati asiatici. Il nostro laboratorio è ancora a Valenza, città che rappresenta l'eccellenza mondiale nel fine jewelry making e che ci dà l'opportunità oggi di approcciare questi mercati anche con dei valori e con dei messaggi di tradizione, di savoir-faire, di passione che sono molto ben recepiti dal pubblico asiatico. Con una visione globale, Damiani investe molto nel proprio impegno etico contro la guerra dei diamanti e ha introdotto progetti di responsabilità sociale d'impresa. Il nostro progetto Drop in the Bucket, che parte da una collaborazione con Sharon Stone, con cui era stata disegnata una linea di gioielli, e parte delle vendite di questi gioielli vengono poi destinati per la creazione di pozzi di acqua in Africa. Ma per Damiani il business è tutto nei mercati asiatici e in particolare in Cina e non solo nelle più grandi città cinesi. Abbiamo città come per esempio Chengdu, che è la terza città in Cina per il consumo di beni di lusso, che sono già molto mature, per cui non abbiamo aspettato ad affermarci nel lungo termine a Pechino, Shanghai prima di entrare nelle seconde città, ma abbiamo optato per una strategia più aggressiva. E per questi mercati Hong Kong è la città da cui si deve partire. Hong Kong ha un valore fondamentale sia dal punto di vista logistico, fiscale, per la facilità con cui è possibile operare in questa città. Hong Kong offre una grande visibilità perché, secondo Damiani, questo è il luogo dove si concentrano i media, gli uomini d'affari e i clienti. Ci sono una serie di stakeholders, dai media ai landlord, da possibili partner ai clienti finali stessi, che visitano Hong Kong regolarmente, che quindi prendono Hong Kong come punto di riferimento anche per il lusso. Dopo aver lavorato in America e in Europa, Ernesto dà particolare attenzione alla solida efficienza di Hong Kong. Qui è tutto down to business e questo spirito del potercela fare, del reinventarsi, della cultura locale è fondamentale ed è uno spirito che permette ad Hong Kong di restare una tra le città più efficienti al mondo.